Erano le 4:06 di questo pomeriggio quando la regina Elisabetta ha fatto il suo ultimo ingresso nel palazzo del Parlamento di Westminster, portato a spalla da 8 granatieri della compagnia della regina. Il feretro è stato posto al centro della Great Hall di Westminster, accompagnato dall'intera famiglia reale. Coperto dallo standard reale, dalla corona imperiale e da una corona di fiori dei giardini di Balmoral e Windsor, era partito da Buckingham Palace circa 40 minuti prima con una processione solenne alla presenza di migliaia di persone rimaste in religioso silenzio, ma salutato dai rintocchi del Big Ben e dalle salve di cannone sparate dalle guardie d'onore. Dietro al carro, in un'immagine che ricorda i funerali della indimenticabile Lady Diana, i 4 figli della regina, il re Carlo III, Anna, Edward e Andrea. Insieme a loro il nuovo principe di Galles, William, ed il fratello Harry. Soli, il passo segnato dal rullo dei tamburi delle guardie reali, hanno percorso l'intero tragitto tra migliaia di persone in attesa da ore, qualcuno da oltre una giornata, per poi essere raggiunti dalla regina consorte Camilla, dalla principessa del Galles Catherine e da Meghan all'ingresso di Westminster. Molta la commozione tra la folla che dalle 18 potrà rendere il proprio omaggio alla regina, incurante delle ore di attesa e dei chilometri di coda da fare prima di raggiungere la camera ardente, che resterà aperta fino a lunedì mattina alle 7:30, per poi lasciare spazio ai funerali di Stato previsti per le 12.